Allora, siamo qui a Chegou Café, riparte questa la trasmissione fatta da Toscana TV insieme al Comune di Prato, un caffè in comune che ci dà l'occasione tutte le settimane di incontrare un amministratore per parlare di quelle che sono un po' le tematiche principali, insomma, sul campo. Iniziamo, che non potevamo fare altrimenti, con il sindaco Matteo Biffoni. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Ci eravamo lasciati l'ultima trasmissione della serie precedente con lei che ancora non era stato rieletto e in quell'occasione le aveva un po' chiesto il voto per essere rieletto, per finire il lavoro iniziato, per avere altri 5 anni per portare a termine tutta una serie di cose che erano state messe in ballo. È stato rieletto anche con una larga maggioranza, a questo punto bisogna portare in fondo queste cose. Su questo ecco c'è, e anche quando si porta i lavori servono anche i soldi. C'è dubbio. Il Comune Prato in questi anni ha lavorato molto anche a livello europeo, partecipando a bandi, riuscendo a intercettare tanti di quei fondi che forse è un po' anche il male dell'Italia, di non riuscire a spenderli, di non riuscire a prenderli e poi a spenderli. A questo proposito lei fra poco andrà a Bruxelles. Sì, vado a Bruxelles, andiamo a Bruxelles come delegazione perché lì ritiriamo, ora figurativamente ovviamente, l'assegno per la oramai celebre giungla urbana, che è uno dei progetti che noi avevamo già iniziato, su cui avevamo iniziato a lavorare già da tempo, già al momento della redazione del piano operativo, e fra l'altro ormai possiamo annunciarlo, a novembre andrà in definitiva approvazione e quindi sarà operativo, appunto, anche lo diciamo soprattutto ai professionisti, a tutti coloro che devono fare interventi sui propri immobili, ma insomma che riscrive la gestione della città. La giungla urbana era un'idea, si parla un sacco di ambiente, quello successo qualche settimana fa, Friday for Future, l'attenzione che c'è quasi spasmodica rispetto a un mondo che sta cambiando. Non si risolve tutto a Prato, però noi ci proviamo. Il piano operativo prevede l'ambiziosissimo progetto di arrivare a un albero per ogni abitante nel corso del tempo. La giungla urbana è uno di quei tasselli per arrivare a questo obiettivo. Ci prendevano un po' in giro quando l'abbiamo raccontato. Però è uscita su tanti giornali, ha portato diciamo il nome di Prato per una volta sui giornali sui giornali di settore, ma anche quelli quotidiani generalisti, per qualcosa di positivo. No, questo è veramente, siamo noi a Milano e basta, e facciamo questo tipo di percorso. Sostanzialmente la comunità europea riconosce la validità della forza di sperimentare in città come la nostra, quelli sono veri e propri boschi all'interno delle città, immobili da riqualificare, zone da riqualificare, in cui come riqualifichi? Col verde, con gli alberi, con le piante. Ci dà, adesso andiamo, Bruxelles ci ha già riconosciuto una cifra intorno ai 3 milioni e 8, espandibili fino a 5, partiamo immediatamente con il progetto e lì andiamo a raccontare ovviamente tutto quello che stiamo facendo. Un grande piacere, ho appreso che il governo ha convocato i tecnici delle nostre associazioni di categoria per l'economia circolare, altro tema che in Europa stiamo discutendo. Diciamo, mettiamo una fila di tasse. Purtroppo non sempre vanno di pari passo con le esigenze. Direttore, è una discussione che abbiamo fatto spesso, questo paese soffre di lentezza, di burocrazia, di fogli da fare, di incartamenti, di autorizzazioni da aspettare. Ora, finalmente, a proposito di cose da mettere in campo, avete visto, è partita finalmente il cantiere per la seconda complanare, quella accanto al soccorso, che è propedeutica appunto alla realizzazione del sottopasso. Io l'avevo messo in conto per la campagna elettorale, lo dico onestamente, o meno di far partire quel cantiere prima, perché dà anche visivamente l'idea del fatto che finalmente che si muovono le ruspe. Che si fa? Solamente per sistemare la burocrazia da aprile, maggio dell'anno scorso siamo slittati ad adesso, ai primi d'ottobre, che c'entra la mia campagna elettorale in sé, però certo è il senso quasi fisico del fatto che in Italia è difficile anche programmare. Anche perché poi insomma un amministratore locale
di solito gli vengono chieste cose che hanno bisogno di una risposta immediata. Quasi, no, e quindi anche... Guardi, abbiamo aperto la bellissima scuola di Ponzano, io penso sia veramente una delle più belle in Italia. Qualche genitore mi ha scritto e mi ha detto, ma state ancora sistemando, dice, i primi giorni, ora credo abbia risolto, sistemando il parcheggio esterno. Sì, ma per aprire, per fare le corse, per non mandare i bimbi, soprattutto i più piccoli, sì, in una scuola, esatto, all'improvviso, era peggio, abbiamo dovuto fare le corse. Vorrei ricordare, se vi ricordate, abbiamo fatto la cerimonia di partenza del cantiere 3 anni e mezzo fa, circa, per realizzare un'opera e comunque da poi in tutta la sua strada richiede questi tempi. Ecco, questo è un grande tema su cui secondo me questo governo, io fra l'altro ho incontrato proprio la scorsa settimana e abbiamo rincontrato una delegazione del governo come delegazione dei sindaci italiani e abbiamo chiesto tante cose sulla fiscalità, ovviamente sulla possibilità di assunzioni, ma stiamo chiedendo con forza di rivedere questo impianto, perché oggettivamente la fatica che fa un amministratore locale che deve dare risposte a breve, perché al di là della buca nel marciapiede, per carità, che è fondamentale, ma su cui si trova una strada, quando tu devi programmare un'opera pubblica come un impianto sportivo, per esempio noi abbiamo 3-4 progetti già finanziati, già pronti per partire. Cioè diciamo il privato in un mese, due mesi potrebbe partire. E noi ci mettiamo un anno e mezzo. Ecco, questa è la sfida che noi abbiamo davanti, cioè trovare un modo che, garantendo tutte le tutele della legge, rispetto di tutte le norme, però ci permetta di dare un taglio secco ai tempi di reazione, perché altrimenti, e si torna per esempio all'economia circolare, diceva bene il direttore, cavolo, è una cosa su cui tu concordi, tutti dicono che è una bella cosa, tutti dicono che è un vantaggio per l'ambiente, per l'economia, per che la strada imprese. Va bene, la strada va presa, però non si parte. Però adesso l'incontro è stato della scorsa settimana, se non ricordo male, adesso il ministero deve prendersi il tempo per scrivere gli atti, poi rivedersi, eccetera. E intanto l'azienda, i tempi dell'economia non sono assolutamente quelli della politica, quindi ecco, forse c'è da armonizzare, non c'è dubbio, questi due aspetti. D'accordo, grazie mille sindaco. Grazie direttore, buona giornata a tutti. Thank you.